Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono sempre Martino e faccio parte del centro assistenza dei lab di Fasano di Brindisi. Oggi voglio spiegarvi come fare un cambio di logiche semplicissimo, ve lo metto fra virgolette, sotto questo bellissimo sottofondo di Cure. Ora niente, come vedete qui ho la base dove devo portare praticamente la scheda madre. Questo cliente aveva praticamente una logica che aveva avuto una serie di problematiche. Abbiamo deciso così di dismetterla, visto che non si poteva riparare, e abbiamo trovato un donatore sano, che sarebbe questo qui, un carissimo amico mio che è Davide, che ti saluto. Ora mani pesanti sono state messe a questo dispositivo, come vedete anche la batteria è abbastanza gonfia, ma a noi non interessa, perché noi dobbiamo fare solo esclusivamente, scusate, il cambio di logica. Quindi come funziona? Allora, praticamente prendiamo questa scheda madre. Per prendere questa scheda madre dobbiamo iniziare a smontarla. Procuriamoci un bel cacciavite. Mancano le viti, stava già tutto aperto perché era completamente rotto, come potete vedere, quindi di conseguenza nulla di che. Vi spiegherò come fare per sostituire la scheda madre con molta semplicità. Utilizzate sempre tool di plastica, mi raccomando, come questo, perché vi aiuteranno molto a non danneggiare quelle che sono le varie componenti della scheda madre. Tolto il display, tolta anche la fotocamera, rimuoviamo anche il flat accensione e il saltivolume. Sollevo leggermente la cam così ho più spazio. Io utilizzo sempre un foglio bianco quando lavoro, mi permette così di visualizzare bene ovunque vado a mettere le viti e tutto il resto. Come vedete questa batteria non è più utilizzabile in quanto è completamente gonfia, ragazzi, gonfia. Bene, fatto questo, utilizziamo il cacciavite a taglio di qualsiasi tipo, non stava a facilizzarci, o comunque un cacciavite tipo questo che mi permette specificatamente di andare a rimuovere questa tipologia di vita, di viteria. L'antenna è l'ultima cosa che vado a staccare una volta rimossa questa vite. Mi raccomando ragazzi, sono molto delicate. Se avete difficoltà non esitate a contattarci e vi aiutiamo noi. Questa è demagnetizzata. Togliamo il portaplacco, rimuoviamo la vite dell'antenna superiore. Ok, fatto questo, andiamo a rimuovere l'ultima parte, diciamo questa qui, che è quella, il cossiere dell'antenna, facendo molta attenzione con una piccola pinzetta, mi raccomando. Fatto ciò, possiamo adesso sollevare la logica, facendo attenzione che qui abbiamo anche il flat dell'antenna del wifi, mi raccomando. Quindi con un dito vedi va via, perfetto. Ecco la nostra scheda madre un po' sporca, questa la mettiamo da parte. Prendiamo un semplicissimissimo spazzolino da lenti, vediamo bene bene la logica, assicuratevi che le setole siano morbidissime. Adesso così che non danneggiamo nulla. Perfetto. Controlliamo tutto.
Bene, adesso dobbiamo fare altro che alloggiare la nuova logica all'interno della nuova della carcassa del cliente, no? Ragazzi, se avete bisogno di qualche scheda madre, di qualsiasi cosa, non esitate a contattarci. Solitamente qualcosa ce l'abbiamo sempre. Ovviamente schede madri che siano buone, perché state attenti alle truffe online, perché ce ne sono davvero tante, mi raccomando. Inseriamo qualche vitarella mancante qui e qui, fondamentale. A volte le vado a prendere anche dal restante, no? Come potete vedere, queste viti devono stare sempre a posto, eh? Assicuratevi che ci siano sempre tutte, perché sono fondamentalissime. Bene. Ora cambierò cacciavite, perché altrimenti questo è troppo lungo e col supporto che ho non ce la faccio. Con questo è più semplice. Bene. Vite, vitella, vituzza. Ok. Poi ci assicureremo che questa batteria sia buona. L'importante è che adesso tutto funzioni regolarmente. Ora, alziamo il coassiale. Andiamo a inserirlo qua con un semplice clack. Cominciamo la stessa. Inseriamo sotto l'antenna il connettorincino, questo qui che vedete qui. Perfetto, alloggiate delicatamente la scheda madre all'interno della vostra nuova scocca, diciamo così. Ok, perfetto. Fatto questo, attaccate solo questo flat, e il flat è il tasto accensione, così da tenere ferma la logica fino a quando non inseriamo la prima vitarella. Almeno io faccio così con ognuno. Facciamo attenzione ovviamente a tutto. Vabbè, questo è molto bello. Inserisco la vitarella. Ok. Scusate ragazzi, sono un po' raffreddato. Perfetto. Ok, fatto questo, vado ad inserire il coax al posto suo. Perfetto. E inserisco, controllo prima quale di questi è quella. Ok, uno, due, tre. Questa cosa è fondamentalissima, ragazzi, così non sbagliate, perché questo non è magnetizzato, eh? È accanto, vicino a un chip importantissimo. Perfetto. Tutto questo dipende dal mio cacciavite, bellissimo. Poi vado ad avvitare un attimo, facciamo meglio, vediamo se riesco così a lavorare. Ragazzi, non stringete forte le viti, eh? Sempre con delicatezza, mi raccomando. Usate i cacciaviti specifici e vedrete che andrà sempre tutto bene. Come potete vedere, è tutto puntato perfettamente. Ok, andiamo su. Ok, perfetto. Bene, la batteria diciamo che sarà l'ultima cosa che andremo a collegare una volta montato il display. Prendiamo il display. Display massima qualità, ragazzi, mi raccomando, i display devono essere sempre il top. Assicuratevi che abbiano sempre tutto montato accanto, che è una cosa molto importante, come vedete questa tipologia di display.
Questa è la serie STM, la serie top quality, vedete? Ok, serie top quality con già tutti i supporti montati perfettamente, supporto tutto camera, supporto sensore. Questo è utile, serve per testare, andare a testare un domani, cioè scusate, ad avere la massima qualità e non avere problemi con il sensore del sensore della fotocamera, sensore di prossimità. Ok, colleghiamo anche la fotocamera, vediamo se funziona. Perfetto, come potete vedere si è acceso. Il vecchio telefono era nero, questo qua è gold, ma male minore, in quanto a noi serve solo esclusivamente avere a disposizione di quello che è, diciamo, il dispositivo. Ovviamente andremo a mettere il touch ID nero perché avrà l'impronta nera. Con il cliente della Scott mi ha dato questo, chiederemo, per non fargli perdere l'ID Apple, che è peccato, chiederemo al cliente se effettivamente vuole o no preservare quello che è il tasto, oppure gli mettiamo quello gold, però ovviamente non avrà la funzione dell'impronta digitale. Qualche minuto ancora, perfetto. Come potete vedere è perfettamente funzionante. Sarà da chiamare il cliente per chiedere il codice di sblocco. A meno che non me l'ha già lasciato, controlliamo. Vediamo. Dov'è? Non lo trovo. Ah, eccolo. Perfetto. Ok. Bene ragazzi, devo chiamare il cliente per farmi dare necessariamente il codice di sblocco. Per questo video è tutto, spero che sia stato in qualche modo di aiuto a qualcuno. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un like sulla mia pagina, sia quella che è Facebook e anche sulla mia pagina YouTube, sul mio canale. Io vi ringrazio per la visualizzazione e a risentirci a presto.